E quindi innanzitutto come sta? Beh, meglio, diciamo che il percorso è lungo, però l'operazione è andata bene, è stata insomma per me una grande sorpresa. È come dicevo, arriva, no, un'onda anomala e ti porta via, e quindi è successo così. Quell'onda poi ti fa scoprire le tue debolezze, le tue fragilità, e tutte le priorità cambiano, cioè non ha più senso, molto non ha più senso. E allora ho affrontato questa malattia, un tumore che non si sa da quanto tempo fosse lì, per caso. Devo ringraziare una mia amica che mi ha in qualche modo forzato a fare questa visita, ha fatto poi una risonanza magnetica e è uscito fuori questo problema. E quindi poi ho fatto tutte le procedure e mi sono operata. Per fortuna non ci sono infiltrazioni, ma ecco, è stata un'esperienza che mi ha toccato profondamente, ma mi ha messo anche a conoscenza di una realtà che io non conoscevo, quelle oncologiche, realtà che, come dire, sono sempre in bilico tra l'angoscia e la speranza. Devo ringraziare i tanti medici, il personale sanitario. Guardate, è un mondo che non valorizziamo abbastanza, anche il sistema sanitario pubblico è una grande risorsa. Lasciatemelo dire che ancora sono in ospedale. È qualcosa su cui investire sempre di più, e io spero che questa pandemia faccia capire a tutti che la salute è un bene comune e è prioritario investire su questo. Ora, l'Europa con questa pandemia è cambiata, no? Perché dall'austerità siamo andati agli investimenti, quindi spero che ce ne siano abbastanza per dare a tutti i cittadini e le cittadine europee un diritto reale, non solo sulla Tra carta. l'altro è una cosa importante.